si giunge quindi al quinto appuntamento iridato per quanto riguarda l'ottavo di litro, con Alex Puzar in testa, come abbiamo visto dopo il Gran Premio di Polonia, alla classifica iridata. Inquadrature, attenzione intanto subito per il cancelletto di partenza della prima manche. Siamo a Norg sulla sabbia olandese, parte impennatissimo Michel Maschiocco il numero 12, ma è subito Alex Puzar a portarsi in testa al gruppo, che transita senza problemi alla prima variante, si snoda poi lungo il tracciato. Alex Puzar stavolta con il numero 74 alla comando davanti a Tortellini, Maschio, Chiodi, Straibos, quindi tutti i piloti protagonisti della classifica iridata sono già nelle prime posizioni. Più attardato con il 59 Jimmy Button, seguito da Michele Fanton, un Michele Fanton che, pur dimostrando di non gradire la sabbia nelle stagioni precedenti, in gara con l'ottavo di litro si dimostra veramente a suo agio. E intanto il gruppo di testa si sgrana mentre Tortellini inizia a fare i numeri sui velocissimi salti del tracciato di Norg. Abbiamo visto che Jimmy Button recupera, così come anche l'inquadrato Belometti con la Honda numero 16 in testa. Si anima la battaglia proprio fra Alex Puzar e Sébastien Tortelli. Vedete la differenza fra gli stili di guida, in particolar modo tra Alex Puzar e Tortelli. Tortelli molto più animoso come tenuta di gara, si lascia spesso andare a numeri fuori dal seminato che lo portano sempre a commettere degli errori che ne pregiudicano poi la classifica. Si avvicina intanto Maschio e Chicco Chiodi, mentre Straibos sulla pista di casa fatica a tenere il ritmo dei primi in questa prima manche. Arriva velocissimo Jimmy Button con la Honda numero 59 davanti a Roy Schnellingen. Andiamo nella parte centrale del tracciato con Alex Puzar che sembra mantenere agevolmente il comando. Vediamo in seconda posizione, passa molto tempo prima che arrivi Dave Straibos, e attenzione, colpo di scena durante la fase non inquadrata, è caduto Tortelli, come abbiamo detto, e ha trascinato nella scivolata anche Chicco Chiodi. Entrambi si sono rialzati, Chicco Chiodi è riuscito a recuperare alcune posizioni, mentre Tortelli ha riportato una ferita al fianco che comunque non ne pregiudica la conclusione di questa prima manche. Problemi anche per Maschio, mentre Straibos guida agevolmente la gara dopo aver sopravanzato Alex Puzar, intento più a non sprecare energie su un terreno a lui non congeniale. Arriva anche Jimmy Button, che sta dimostrando di aver trovato il ritmo giusto sul tracciato olandese, in quinta posizione proprio davanti a Chicco Chiodi, che vediamo rimontare con veemenza con la Yamaha del team Rinaldi, proprio davanti a Tortelli che lo segue. I due, come dicevamo, sono caduti insieme e stanno insieme tentando di riconquistare la testa della gara. Transita Straibos, transita Puzar, Jimmy Button sembra in condizione di mantenere agevolmente la sua posizione. Alex Puzar, con la grinta che ne ha caratterizzato questo inizio di stagione, mantiene benissimo il ritmo, ma attenzione perché c'è l'attacco da parte di Chiodi su Button, che occupava il terzo posto. Quindi Chiodi attacca Button per la terza posizione sul podio. Va nella parte bassa del tracciato con Straibos che allunga su Alex Puzar. Puzar è impegnato così come il suo avversario nei doppiaggi. Intanto attenzione perché Chiodi ha scavalcato Button, così come anche Tortelli. Errore di Jimmy Button, che vediamo alle prese con Eric Camerlengo, che si trova in condizione di doppiato e che gli lascia strada. Quindi va alla classifica finale della prima manche, vinta da Dave Straibos davanti ad Alex Puzar. Chiodi proprio sul finire conquista la terza posizione davanti al francese Tortelli, Button solamente quinto. Andiamo subito alla via della seconda manche di questo Gran Premio d'Olanda, e attenzione perché mentre i piloti si vanno ad allineare dietro il cancelletto, dicevamo attenzione a questa partenza perché ci sarà una caduta veramente molto spettacolare e cruenta che vedrà coinvolto in particolar modo Dave Straibos con la Suzuki numero 4. Attenzione al gruppo di centro, cade un pilota trascinando a terra Dave Straibos che rimane semi svenuto. Vediamo anche Belometti coinvolto nella caduta. Per Straibos solo una brutta botta che non ne pregiudicherà quindi il proseguo del campionato, mentre lo taglierà fuori da questa seconda manche. Intanto andiamo sulla testa della gara, dove abbiamo visto Alex Puzar e Claudio Federici subito davanti a tutti. Non c'è Chicco Chiodi in questa seconda manche, c'era stata la possibilità per Chiodi di mantenere il contatto con Puzar, ma attenzione perché Chicco Chiodi si ritira dopo due passaggi, quindi è via libera per Alex Puzar, che adesso ha le prese con Roy Schnellingen, che con la Suzuki numero 18 aveva preso il comando. Vediamo Chiodi sulla sinistra procedere a rilento verso la corsia dei box. Chiodi che si ritira e lascia via libera nella seconda manche ad Alex Puzar per amministrare la sua gara.
partito nuovamente in ritardo Tortelli, così come anche Jimmy Button e Vial che abbiamo visto transitare con il numero 7, quindi in testa Schnellingen, se la sta vedendo con Puzar, ma attenzione perché sarà una grande rimonta sia di Sebastian Tortelli che di Jimmy Button. Puzar ha avuto la meglio su Schnellingen e inizia a perdere il ritmo, in terza posizione Colin Dagmore, ha sopravanzato Eric Camerlengo, arrivano intanto con il numero 11 Balducci. Per quanto riguarda i colori italiani, dicevamo rimonta imperiosa da parte di Tortelli e di Jimmy Button in questa seconda manche del Gran Premio d'Olanda, quinto dei 12 appuntamenti del Mondiale dell'ottavo di litro, con la classifica che fino a questo momento vede Alex Puzar in fuga nei confronti di Kiko Chiodi. Ed è un Alex Puzar veramente alla grande in questa seconda manche. Vediamo intanto Schnellingen alle prese con Claudio Federici e la Yamaha del team di De Carli, arriva Jimmy Button e arriva anche velocissimo Tortelli che ha scavalcato Camerlengo e Paul Melin. Grande prova di Sebastian Tortelli che si dimostra a suo agio anche sulla sabbia olandese, un pilota veramente completo se consideriamo che ha solo 16 anni e quindi ha un grande futuro davanti a sé per quanto riguarda il motocross. Arriva Jimmy Button con i sci a proprio Tortelli, ormai molto caratteristico il suo abbigliamento che lo accomuna con lo sfortunato Yves Demaria. Siamo su uno dei rettilinei centrali ormai ridotti veramente in malo modo dal passaggio delle moto. Puzar comunque spalanca il gas e arriva agevolmente al salto che chiude questo rettilineo, molto più rilassato Jimmy Button che trova anche il tempo di tirare la cordicella del roll off per pulirsi gli occhiali. Passa intanto Tortelli in terza posizione, quindi non c'è più Schnellingen, mentre è un grande numero per Colin Dagmore che stava tentando di tenere il ritmo dei piloti che lo precedevano. Quindi fuori Schnellingen, in seconda posizione troviamo proprio Jimmy Button che precede Tortelli, ed era un ritmo veramente impressionante quello impresso dalla pilota dell'Arizona in sella alla Honda della Magic Bike. Ha distanziato anche Tortelli che ormai ha un calo fisico notevole dopo essere partito in entrambe le frazioni in posizione molto attardata, quindi un Tortelli che sembra accontentarsi della terza posizione in questa seconda manche, un Tortelli che si presenta finalmente nelle zone alte della classifica iridata. Jimmy Button si migliora dopo il già buon risultato ottenuto nel Gran Premio d'Argentina, ha avuto un po' di sfortuna in Polonia, ma qui in Olanda sta veramente dimostrando di essersi trovato a suo agio anche sul terreno sabbioso del Mondiale della 125. E siamo alla bandiera a scacchi quindi per Alex Puzar, che incrementa il suo vantaggio in classifica nei confronti di Kiko Chiodi che si è ritirato. Vedete, è notevole il vantaggio, perde punti anche Dave Stribos, mentre ne guadagnano sia Jimmy Button che Sebastian Tortelli.